of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. Per visitare il Tutto Food e comprendere i valori veri e i sapori veri di una penisola come quella italiana, vi conduciamo all'interno di una struttura davvero fantastica. Siamo nella zona di Monza Brianza, siamo nel cosiddetto centro industrializzato e scoviamo un agriturismo davvero fantastico. La struttura a ferro di cavallo e le tante attività trattate all'interno con uno stile architettonico che cerca di mantenere un rapporto natura e architettura davvero eccezionale, si vive un territorio come questo davvero all'insegna del riposo, del relax, ma anche del grande comfort. Per questo non vi svelerei oltre, ma entrerei con voi a scoprire l'agriturismo La Camilla, vicinissimi a Milano, ma in una relax davvero eccezionale. Siamo nel cuore della Brianza e nel 2004 una famiglia di imprenditori agricoli decide di trasformare dei campi in una bellissima realtà che si chiama l'agriturismo La Camilla. Io sono con Veronica Ruisi, che è la titolare. Intanto il nome La Camilla è stato, diciamo, è un agriturismo dedicato completamente a mia figlia. Nasce a febbraio del 2004 con appunto questo progetto di creare un polmone verde, quindi uno spazio verde all'interno di un'area completamente industrializzata e quindi di un'area sicuramente non a destinazione agricola. Il progetto è assolutamente voluto e ben pensato e chiaramente l'ideatrice del progetto è mia madre, quindi Bassetti Gabriella, che all'interno appunto di questo campo ha voluto ricreare diciamo la tipologia delle vecchie cascine lombarde, quindi costruire questa cuore, quindi la parte principale a ferro di cavallo, utilizzando ovviamente tutti i materiali autoctoni e comunque materiali che fanno parte delle vecchie cascine lombarde, pur partendo da una nuova costruzione e non una ristrutturazione. Abbiamo anche la parte appunto del centro ippico e la parte delle camere. Ogni camera ha il nome della corte di questo paese, quindi del paese di Concorezzo, per appunto richiamare ovviamente la tradizione agricola di questo luogo. Abbiamo camere di tipologia standard, superior e suite. La differenza consiste appunto nella dimensione principalmente della camera e negli arredi, ecco, quindi le suite sono particolarmente ricercate e curate nel dettaglio. Poi c'è una caratteristica esterna che è il bistrò. C'è la possibilità appunto di consumare le colazioni per gli ospiti che pernottano qui presso di noi e appunto di consumare pranzi e cene semplici e veloci. La parte invece della ristorazione vera e propria si effettua al ristoro agrituristico. Una parte del nostro business è dedicata comunque ai matrimoni. Il matrimonio per noi è un evento unico, quindi chiaramente dedichiamo agli sposi i maggiori attenzioni. Matrimonio unico, non soltanto matrimoni, ma anche tante possibilità di fare team building, di ospitare aziende per convegni, meeting. Sì, esatto. Diciamo che la sfida è un po' questa, nel senso che quello di poter conciliare allo stesso tempo un'ospitalità rivolta alle aziende e l'ospitalità appunto rivolta al privato, e quindi matrimoni, comunioni, cresime, ecco.
siamo all'interno della serra, significa che dal punto di vista degli ortaggi ma anche delle carni l'agriturismo è diciamo autosufficiente. Esatto, è autosufficiente per quanto riguarda gli ortaggi, in particolare durante i mesi estivi coltiviamo sia in serra che a cielo aperto, ovviamente durante i mesi invernali solo in queste serre qui. Invece le carni, quali tipologie di carne vengono prodotte all'interno dell'agriturismo? Abbiamo appunto carni di manzo, in particolare filetti, costate, utilizziamo uno dei piatti forti per esempio è lo spezzatino, l'osso buco, quindi utilizziamo tutte le parti in particolare del manzo, manzette che comunque alleviamo e poi macelliamo relativamente giovani, e poi maiali. Qual è la caratteristica, diciamo, della parte gastronomica della Camilla? Beh, allora, la caratteristica è che chiaramente noi possiamo offrire a buon mercato dei menù specialità, quindi menù specialità durante la settimana, in particolare un menù lombardo e un menù brianzolo, e in particolare la possibilità invece la domenica di creare un menù un po' più ricco, quindi un menù degustazione con un grande aperitivo a buffet e appunto un menù degustazione completo. Parlando appunto degli antipasti, sicuramente utilizziamo salumi, così come per esempio la giardiniera delle nostre verdure dell'orto, risotti di ogni specie, paste fresche, ovviamente paste fresche tutte fatte in casa, e appunto, come si diceva, tutte le tipologie di carne. Il nostro motto è un po' un'oasi di verde all'interno della città, nel senso che ci troviamo veramente a due passi da Monza, da Milano, quindi da Bergamo, dalle principali città, all'interno ovviamente di un polmone verde. www.lacamilla.it. Apriamo una nuova puntata di Fiere e Dintorni, siamo all'interno dell'Ente Fiera Milano e oggi diamo vita a quella che è la puntata dedicata al Tutto Food edizione 2013, la kermesse dedicata all'agroalimentare con oltre 120.000 metri quadrati espositivi impegnati, ben 6 sono i padiglioni, ben 2.000 gli espositori provenienti da oltre 60 paesi, tutti i settori dal lattiero e caseario ai salumi, alle carni, alla panificazione, ai molini, sono tutti presenti per presentare i propri prodotti e soprattutto con un alto e spiccato senso per l'internazionalizzazione. Quindi io non svelerei oltre, ma andrei a scoprire quelli che sono i successi di un matching internazionale che prende il nome di Tutto Food direttamente qui da Fiera Milano, diciamo che cominciamo ad amplificare il mondo per voi al cubo. Una forte tradizione nella produzione di salumi ed è questa l'origine della Portalupi Salumi, che con Deborah Garetto, che è la sua direttrice commerciale, ci deve raccontare un po' come nasce questa tradizione e soprattutto che cosa significa Portalupi dal punto di vista della qualità nella produzione dei salumi. Per spiegare bene tutto questo dobbiamo partire dalla nostra storia. Noi nasciamo come un laboratorio artigianale negli anni 30, questa forte capacità artigianale ci ha portato a crescere fino agli anni 60, quando siamo diventati un'industria, siamo sposati nell'attuale sito produttivo. Noi concepiamo il nostro salumificio come fosse una grande cucina. Noi abbiamo incominciato a testare, a fare proprie ricette anche di altre regioni, non solo di quelle piemontesi, quindi oltre a quello che era il salame nostrano, il salame Milano, che sono tipici di tutta l'Italia, di tutta l'industria salumiera, lo spallotto, che è un prodotto tipico del biallese, abbiamo incominciato a interpretare e fare nostre le ricette di altre regioni, quindi della finocchiona toscana, del felino, della soppressa veneta, delle ricette calabresi col peperoncino, che usiamo noi anche il peperoncino calabrese.
E quindi abbiamo incominciato poi a esportare anche la nostra tradizione nel mondo, che è un grande piacere perché non portiamo quello che è il lavoro di Guardabosone, che è una piccola realtà alla fine, sono un paese di 350 abitanti, lo portiamo nel mondo, portiamo il nostro sacrificio e anche il piacere della cucina. L'estero è la nostra capacità di andare incontro a quelle che sono le nostre esigenze, perché noi partiamo in mercati che conoscono già il nostro prodotto, come possono essere i tedeschi, i francesi, gli inglesi, che venendo nel turismo e con i nostri flussi migratori sono venuti in contatto, e poi con mercati dove siamo pionieri, che non hanno mai conosciuto il salame, l'industria salumiera italiana è completamente nuova, nelle Repubbliche Baltiche hanno definito i nostri prodotti esotici. L'azienda Portalupi non dimentica la salubrità del prodotto. Noi grazie a un forte sforzo della nostra ricerca e sviluppo abbiamo definito un assortimento che è completamente privo di allergeni, quindi non abbiamo derivati del latte, non abbiamo glutine, non abbiamo soia, quindi allergen free. E questo contribuisce alla salubrità del prodotto, mantenendo sempre però una forte attenzione anche al costo, perché quello che ci gratifica di più è poter offrire allo stesso prezzo una qualità superiore rispetto ai nostri concorrenti, alla stessa qualità a un prezzo inferiore. Questo ci gratifica perché ci permette di mantenere quello che è significativo nell'alimentare, prodotti che non siano di gioielleria ma che siano a portata di tutti. La novità del Tutto Food qual è? Allora noi abbiamo diverse novità, abbiamo novità di cucina se vogliamo, abbiamo presentato dei salami con il tartufo, delle interpretazioni diverse, dei salami con le noci nelle varie pezzature e poi abbiamo anche delle innovazioni di packaging, infatti abbiamo presentato proprio in questa edizione il prosciutto cotto non più confezionato in alluminio ma in un sacco che è stato definito, sviluppato insieme alla Cryovac, che è il leader mondiale nel packaging, un sacco che non in alluminio, completamente detectabile, quindi aumenta la sicurezza del prodotto. E al tempo stesso ecosostenibile, in quanto non abbiamo più l'impatto ambientale dell'alluminio. In questa edizione abbiamo avuto piacevolmente una bella collaborazione con la scuola alberghiera di Varallo Sesia. Infatti abbiamo i ragazzi del quarto anno che ci hanno aiutato interpretando i nostri prodotti in cucina, coordinati dal professor Selemetti, che ha veramente fatto un lavoro straordinario. Interpretando il cotechino, la ventricella, abbiamo avuto un gelato di ventricella. Il professor Giorgio Anselmetti. Che cosa abbiamo preparato con i salumi e i prodotti della Portalupi? Noi abbiamo cercato di promuovere con i salumi e Portalupi il nostro territorio, il territorio dove è ubicata l'azienda, e abbiamo fatto ieri una millefoglie di miaccia, che è un prodotto tipico della nostra zona, tipo un pane. Con della mousse di lardo e della pancetta croccante. Poi abbiamo preparato delle tagliatelle con i mirtilli, visto che noi siamo in Valsesia, quindi ci sono i mirtilli, delle tagliatelle con i mirtilli con un ragù di stinco e poi un cotechino in dripping di salsa, una salsa verde per dare acidità al piatto e una salsa di peperoni rossi e gialli. Guardabosone con il suo sindaco. Per quanto riguarda la collaborazione che c'è direttamente da quando è arrivata la nuova proprietà a oggi, si è instaurato un rapporto splendido, finalmente abbiamo trovato un'imprenditrice che collabora anche con l'amministrazione per il taglio turistico che riguarda la nostra zona. Chiaramente lei è molto disponibile, fa fare molta buona figura a noi e noi cerchiamo di aiutarla in tutti i modi. Quello che è stato determinante per il grande successo che sta avendo l'azienda è il produrre dei prodotti particolarmente buoni, di curare la particolarità dei prodotti. Venite a Guardabosone, dove c'è sicuramente un ambiente splendido, nella natura, immerso nella natura, con una parte museale che nessuno immagina da vedere, da visitare, e un'accoglienza anche enogastronomica di alto livello. Comprate Portalupi perché? Perché buona e costa il giusto.